Oggi andremo a vedere come completare tutte le sfide della settimana 10. Questa sarà l'ultima settimana che avrete a disposizione per prendere finalmente Omega, quindi impegnatevi perché so che ce la potete fare. La prima sfida prevede di cercare ben 7 ceste a crocevia del Ciarpame. E quindi, come al solito, eccomi qui a farvi vedere la mappetta con tutte le ceste che si trovano appunto a crocevia del Ciarpame. In tutto in realtà ce ne sono solamente 10, quindi avete bisogno di più partite per completare questa sfida. Però, ragazzi, essendo comunque molto piccolo come posto, il crocevia del Ciarpame, quindi Junk Junction in inglese, ogni volta ne aprirete sicuramente almeno 2-3 perché si trovano sempre uno a fianco all'altra. Quindi fatevi subito un bello screenshot, così appena uscirà la settimana 10 siete pronti per affrontarla al meglio. La seconda sfida prevede di fare ben 5.000 danni alle strutture nemiche. E qui, vabbè, non c'è molto da dire, anche perché vanno bene i picconi, qualsiasi arma, bombe, granate, lanciamissili, lanciagranate, qualsiasi cosa ovviamente. Quindi sbizzarritevi a buttare giù le strutture degli avversari, perché tanto, voglio dire, a 5.000 ci arrivate abbastanza easy. La terza sfida è un po' più particolare. Infatti dovete aprire, quindi cercare e aprire una cesta, una cassa di munizioni ed un approvvigionamento. Tutte e tre, ovviamente, durante la stessa partita. Per la cassa e la cassa di munizioni non ci sono problemi. Un po' di più di problemi lo si possono avere con appunto il supply drop, ossia l'approvvigionamento, ma sono sicuro che ci riuscirete abbastanza facilmente. Secondo Elix, la quarta sfida sarà uguale alla sfida della scorsa settimana 10, ossia passare attraverso, quindi impicchiata volando, ai cerchi fluttuanti, volanti. In pratica, ragazzi, non so se vi ricordate la fine della stagione 3, in cui c'erano appunto questi cerchi che erano così sospesi nell'aria e appunto quando vi lanciavate dal bus dovevate attraversare questi cerchi. Era una cosa molto figa, molto easy da fare, anche perché con un po' di partite ovviamente si riusciva a completare easy questa sfida. Però il sospetto che effettivamente non sarà questa la sfida ovviamente c'è, anche perché dovrebbero riproporre una cosa già vista e non è nello spirito di Fortnite. La quinta sfida, ecco, la scorsa settimana era stata tolta, cancellata perché c'erano alcuni problemi, è stata riproposta nei leaks di questa settimana, quindi forse adesso finalmente saranno queste, anche perché se nella stagione 5 dovrebbe cambiare la mappa, ovviamente non ci saranno più i titoli dei film. Quindi dice cerca tra i titoli dei film. Ci sono qui due teorie: il quel cerca tra i titoli dei film intende letteralmente sotto ai titoli dei film. Quindi alcuni dicono che la stellina da ricercare sarà al di sotto dell'insegna dei titoli che si trova a Rapide e Rischiose. Però, ragazzi, se leggete i titoli dei film, abbiamo un Big Crusher, se non ricordo male, un leone e TV Dreams, e sono tre elementi che realmente ci sono all'interno della mappa. Infatti abbiamo a Crocevia del Ciarpame il Crusher, perché sarebbe quel dispositivo che riduce le macchine ad un cubetto, e quindi è plausibile come primo punto del triangolo. Il leone è quello che si trova all'entrata dello stadio, quello nuovo, e quindi anche questo è un altro plausibile punto che per la nostra triangolazione. Ed infine abbiamo sempre lì vicino uno studio cinematografico, televisivo, come volete chiamarlo, con un sofà, insomma, tipo un set di Friends o una sitcom, quindi in teoria ci sta anche come TV Dreams. E quindi al centro di questi tre punti, in teoria, secondo quest'altra teoria, ipotesi, si dovrebbe trovare la stellina. Fatemelo dire, io sono molto di più per questa seconda ipotesi, non che abbiano detto praticamente vai sotto ai titoli dei film e cerca lì la stellina, non avrebbe davvero senso. La sesta sfida prevede delle eliminazioni, per la precisione ben 10. Infatti dovete eliminare 10 nemici, non importa come, quando, perché, in che posto e con quale strategia. L'importante è che li uccidiate, appunto. Anzi, ragazzi, li abbattiate, perché dall'aggiornamento, dalla patch 4.5, basta che vengano atterrati i nemici e non per forza eliminati definitivamente dal gioco. Quindi non dovete terminarli, basta, insomma, abbatterli.
Stesso discorso vale anche per la settima e ultima sfida, ossia elimina tre nemici a lande letali, ossia in inglese Fatal Fields. E quindi queste erano le sfide dell'ultima settimana della stagione 4. Ovviamente ci sarò qui per voi anche per la stagione 5, qualsiasi sia, magari possono anche togliere i pass battaglia, togliere le sfide, ma qualsiasi cosa, io ci sarò sempre qui per voi! Detto questo, lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto, seguitemi su Instagram, il cui link è in descrizione, ed iscrivetevi al canale per questo tanto, ma tanto altro ancora. E noi quindi ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao!